Prismai Pro è un sistema di riabilitazione che è costituito da una mano robotica innovativa, con design innovativo e sistema di controllo innovativo, e un simulatore in realtà virtuale che serve a facilitare al paziente l'utilizzo della mano stessa e soprattutto ad abbattere i costi, perché tipicamente il paziente per utilizzare una mano robotica deve spostarsi dalla propria abitazione, raggiungere altre località nel territorio nazionale, spendere lì diversi giorni, i costi sono alti sia per il sistema sanitario nazionale che per la persona stessa. Invece avere un simulatore a casa in qualche modo abbatte i costi di entrambi, quindi sia di colui che fornisce la tecnologia che di colui che la utilizza. E il nostro obiettivo finale è quello di realizzare una scatola che è una specie di smartphone avanzato, chiamiamolo così, in cui c'è una mano robotica e un kit per il training e un libretto di istruzioni. Il paziente, una volta che ha inviato i dati, diciamo, della propria mano, biomeccanici, in maniera tale che l'azienda in futuro possa poi realizzare la mano robotica, ha tutti gli elementi per poterla utilizzare da solo. Questo è il futuro che noi ci immaginiamo, quindi comprarla come un telefonino ed utilizzarla in maniera intuitiva. Il nostro obiettivo era appunto quello di fare qualcosa in più, cioè di restituire anche la capacità di manipolazione, di avvicinarci il più possibile alla mano umana, semplificando il design, semplificando il controllo, perché un paziente non è in grado di controllare tutti quei gradi di libertà, e quindi noi volevamo in qualche modo avvicinarci alle funzionalità della mano umana, ma conservando la semplicità di una protesi cosmetica. C'è tanta ricerca in questo prodotto e quindi ne andiamo orgogliosi, però vogliamo anche tradurla in impresa possibilmente. Nel nostro caso io non ho riscontrato in effetti un limite burocratico, ma più che altro abbiamo bisogno di imparare un po' di più a comunicare appunto il desiderio e la voglia di fare impresa, e anche il fatto che noi possiamo farla, che abbiamo i mezzi per farla. Essendo un gruppo di ricerca che fa ricerca diciamo ad alto livello, spesso facciamo fatica a tradurla in tecnologia che sia fruibile, immediatamente fruibile per le persone, insomma. E quindi forse la difficoltà più grande che abbiamo trovato è far capire qual era il valore della mano rispetto alle altre disponibili sul mercato.